Bussano, assessore ai lavori pubblici, parte un progetto di riqualificazione per l'Argentiera. In che cosa consiste? Sì, un progetto di riqualificazione e di bonifica appunto dell'Argentiera, un primo investimento di 1,5 milioni di euro che riguarda la bonifica appunto di alcuni siti importanti della miniera. I primi due interventi che riusciamo a realizzare con queste risorse sono Pozzo Podestà, l'area distante a Pozzo Podestà e la parte invece relativamente al corpo delle spiagge. Sono due interventi importanti perché coinvolge sia l'assessorato ovviamente ai lavori pubblici, l'assessorato all'ambiente e anche la regione Sardegna. Come assessorato abbiamo predisposto una progettazione che riguarda la messa in sicurezza e bonifica di altri siti sempre all'Argentiera, infatti sono in totale 6 siti e il finanziamento, la progettazione totale riguarda un finanziamento di 12 milioni di euro. L'obiettivo che noi oggi abbiamo è quello di far emergere sia il discorso della riqualificazione e delle bonifiche e sia quella di comunicare ai cittadini lo stato attuale del sito, sia dal punto di vista delle bonifiche che stiamo andando a realizzare e sia dal punto di vista anche di una problematica che è quasi pari a zero dal punto di vista sanitario. Perché anche su questo stiamo, diciamo così, cercando di intervenire e dare soprattutto comunicazione a tutti quanti i cittadini.